Allora, anch'io voglio ringraziare naturalmente l'Accademia Italo-Tedesca e soprattutto il professor Butcher e il professor Brambilla, che sono gli squisiti che ho conosciuto in questa circostanza e anche tutte le altre persone che ho incontrato in questa circostanza. Bene, l'argomento che ho scelto è quello del Carducci ragazzo, diciamo così, che dai 20 addirittura ai 15 anni, cioè adolescente, proprio per captare questa sua vocazione polemica che cresce con il tempo, che poi maturerà, come è stato già detto appunto nelle relazioni precedenti. La passione dominante del giovane Carducci, polemista instancabile, era quella di sostenere una condotta della gioventù italiana che crescesse nella fermezza morale, lontano dai fuorvianti richiami della letteratura romantica proveniente dall'estero. Negli anni alla fine del Granducato, molti giovani venivano educati sullo sfondo delle battaglie storiche e civili del 48 e del 49 a un corso pratico d'amor di patria e d'odio verso gli stranieri. Studente alla Normale di Pisa, Carducci frequentava Giuseppe Torquato Cargani, classicista intransigente, Ottaviano Targioni Tozzetti, antimanzoniano convinto, Giuseppe Chiarini, impiegato e dilettante di poesia, insomma una combriccola agguerrita con i quali, come è noto, dalla vita nel 1856, 21 anni, insomma, la società degli amici pedanti, che si proclamavano classicisti, pedanti appunto, contro i romantici. Ripercorrendo i fatti, la prima scintilla della battaglia scoppiò nel 1856 con la pubblicazione di Fiori e Spine, Nuovi Canti, un libretto di versi, il cui titolo era tutto un programma, Fiori e Spine, entrato nella storia per via degli attacchi dei pedanti contro il suo autore, il malcapitato Braccio Bracci, un giovane livornese, tipico esponente di una letteratura sospirosa e leziosa. Il volumetto conteneva sei componimenti poetici e in appendice una lettera di Francesco Domenico Guerrazzi che salutava il Bracci come uccello destinato al gran volo, una sorta di Pindaro in germe, inneggiando alla poesia in generale. Diceva: chiudete le orecchie a cui vi dice al mondo cessare la poesia. Non è vero, la poesia rigenera i cuori. Guardate la poesia dei 100 poeti alemanni moderni e dei polacchi e degli scandinavi e perfino dei russi. Guardatela, studiatela, io vi scongiuro e ditemi se la poesia accenna a estinguersi. Queste varie poesie vi apriranno nuovi ed immensi orizzonti. Percorretevi, questo è Guerrazzi. La vera ragione dell'astio nei riguardi del Bracci era alimentata dal fatto che il poeta di Fiori e Spine rientrava tra gli odiati imitatori di Giovanni Prati, il fortunato autore dell'Ermengarda, primo bersaglio dell'antiromanticismo di Carducci fin dall'adolescenza, quando era spesso vittima di umor nero. A soli 15 anni aveva scritto con gusto satirico contro la moda femminile che smaniava per i versi sdoginati del Prati. Le romantiche nostre damigelle, lettrici di romanze e di novelle, non ciarlan di gonnelle, ma sì di sentimento, e sospirando qualche verso del Prati, a quanto se ne va miagolando. Credono in braccio a un profumato ganso l'adulterio, eroismo da romanzo, e incoronano il manzo. Poi col ruffian poeta, infame scorta, sognan fughe notturne e gente morta. E il diavolo se le porta. Questo è Apollo e Dio, siamo nel 1850. Da questi atteggiamenti di intima ribellione si può riconoscere la parte che vi ebbe la lezione dei primi maestri fiorentini, Padre Scolopio, ad esempio, e dell'ambiente nel quale il giovane Carducci veniva maturandosi. Non mancavano le suggestioni del Giusti e del Tenca a sottolineare un identico orientamento nella valutazione di un romanticismo decaduto ed esauritosi nella vacuità lacrimevole, in immagini fumose e indeterminate, nel sentimentalismo, nella mondanità esotizzante, e di cui appunto fu espressione la poesia di ispirazione pratiana, rivelatasi un vezzo e quindi un pericolo per il gusto e il costume italiano.
Nel Carducci di questi anni si scopre già la ricerca di plasticità, di solidità nelle forme, il definirsi di una tempra maschia, fiera, con l'aspirazione ad un mondo di virtù e di grandezza. Tra riecheggiamenti foscoliani e leopardiani e qualche concessione alla poesia lunare, tipici di chi va alla ricerca di se stesso, prevale come costante ineludibile il biasimo dell'età presente, in cui l'adulterio in gentil vista passeggia, sullo sfondo del secoletto vi che cristianeggia, a Pietro Metastasio. Mentre l'Italia carte cade sempre più in basso. Il bersaglio, è inutile dire, sempre i prati e i suoi imitatori, la tenebrosa romantica famiglia, colpevoli in omaggio al canone romantico di indulgere alla facilità e alla sciatteria, alimentando peraltro la preoccupazione morale per il destino della gioventù italiana. Queste preoccupazioni sono dichiarate nell'orazione dell'Italia, tenuta nel 1852 all'Accademia dei Filomusi, da lui fondata, in cui denuncia la corruzione, sono parole sue, di mente e di anima e di principi e di affetti che deprava la italica gioventù, chiuse virgolette. Ed insisterà più distesamente nel saggio della moralità e della italianità dei poeti nostri odiernissimi del 1856, in cui chiama la Edmenegarda delle Prati davvero puttanesca, insieme alle mille altre poesacce circolanti. Chi avrebbe fronte di negarci che ciò avvenga con detrimento, o almeno pericolo, dei costumi grandissimo, quando tuttavia vediamo in mano ai giovinetti, alle giovanette, alle spose, cotali libri, quali sono questi che si vanno stampando e ristampando da qualche tempo? Un'istanza etica che si associa presto a un'istanza patriottica, visto che il poeta cerca i modi per tornare di vantaggio e di adornamento a questa carissima patria, vagheggiata magari con l'animo e le immagini del Petrarca, salve cara Leo, bello sostantissima, salve eccetera, con il rigetto della pessima romanticheria d'oggi, di quel ruscelletto delle lacrime, dello scetticismo morale, della pessima disperazione. Il giovanissimo poeta trova rifugio nel passato, l'Ode a Giulio del 50, un passato onesto, saggio, forte, che vide generazioni gelose di libertà, una plebe altera. Un rifugio dunque nella storia, che non era però isolamento e tantomeno oblio del presente, una celebrazione di età libere e grandi in cui innestare un programma di restaurazione collettiva. Quella formula classico-contemporanea che al termine di un non breve iter sarà la sostanza dei Giambi e dei Podi dell'82, il cui spirito poggia proprio sulle preoccupazioni che alimentarono la prima polemica antiromantica del Carducci, quel suo arricchirsi di motivazioni letterarie e politiche, del suo svolgersi nella ricerca di un ideale da sostituire a quello risorgimentale che aveva illuminato per circa un cinquantennio gli spiriti migliori. In poche parole, in opposizione alla sdilinqueria romantica, fattasi seguace di mode straniere, il Carducci rivendica la tradizione letteraria classica italiana, sana, vigorosa, aliena da tutto ciò che è artificio e morbidezza. Tuttavia, dalla pessima romanticheria d'oggi, come dice, distingue la prima, leale e generosa scuola romantica sviluppatasi in Lombardia, cui riconosce il merito di aver riscoperto, dopo Dante, la profonda indagazione, dice, dell'animo umano, nonché di aver risvegliato quella mitezza di affetti tanto cari in Petrarca e la grande idea della sociale rigenerazione poetica. Saluta come opera magistrale e sovrana le tragedie di Schiller e alcuni poemi di Byron, ricordando il sublime genio di Goethe, in contrapposizione agli svergognati drammi francesi che lo svergognato Dumas e compagni, dello svergognato Dumas e compagni, apprezza le tragedie del Manzoni e l'Arnaldo da Brescia del Niccolini. C'è insomma un tentativo molto evidente di distinguere i limiti che separano nella nuova generazione il bene dal male, raccomandando di studiare l'antica forma per ritemprare su di esse i pensieri classicamente italiani. Da una parte quindi la tradizione letteraria italiana e il mondo eterno dei classici, dall'altra la nuova scuola che Carducci approva e accoglie
solo in quanto riesce a farla rientrare in quella tradizione. La condanna colpisce quei novatori che vorrebbero far perdere all'italiana letteratura, dice, ogni marca di carattere proprio, così che si trovi abbandonata alla derisione dei posteri. All'amico Gargane scrive risentito: maledetto l'infamissimo secolo in cui nacque, intedescato, infrancesato, inglesato, biblico, orientalista, tutto fuorché italiano. E a Chiarini di rincalzo sosterremo a mezza spada finché morte ne segua la scuola antica. Il ritorno ai classici, insomma, l'avversione alle nuove scuole e al romanticismo assume il senso di opposizione all'ammirazione e allo studio degli autori stranieri, nella convinzione che non vi può essere vera poesia al di fuori di quella classica. Sicché il giovane Carducci grida di sentirsi paesano, paesano con i giusti, e definisce i romantici traditori della patria. Accuse in verità non nuove contro il romanticismo, si pensa al discorso di un italiano di Leopardi, ma in Carducci la condanna aveva sempre un nome preciso, come mostra il sonetto satirico scritto nel 1953, in cui i toni si alzano oltre il limite del consentito contro chi aveva osato paragonare e quasi mettere avanti Petrarca e Prati. Quest'ultimo paragonato a un pazzo di strioni, poeta e di puttane bagascioni. Non diversamente, il linguaggio degli amici pedanti indugiava su toni risentiti e volgari, o poeti romantici fratelli di impertinenza e di castroneria. La polemica contro il Prati e i suoi seguaci, braccio e braccia, come abbiamo visto, ne è un esempio. Non era però solo motivata nel Carducci dagli impeti di un'anima sdegnosa e scontenta, dal fastidio della cupa rabbia che lo portava a disperare di tutto e a maledire gli uomini ed a schernire tutte le cose più sante, come aveva scritto nel 50 in una lettera a Ferdinando Travaglini. Nella giunta alla Derrata, non a caso, ribadiva la condanna di immoralità al romanticismo, fondandola sul principio filosofico, questo è il punto centrale, se volete, del panteismo germanico, assurda e immorale filosofia, in quanto fece soggettiva la moralità, rigettando l'oggettività della legge morale. Di qui, secondo Carducci, l'influsso pernicioso di quel pensiero sulla nostra letteratura, fino a ridurla in decadenza con i poeti nostri odiernissimi. Un fraintendimento, certo, dello spirito germanico, in nome di una reazione classicistica, dunque, che non era soltanto letteraria, bensì etica, contro una condizione di religiosità che per un verso gli si appalesava alquanto gretta e per l'altro gli appariva connessa con un ambiente culturale diffidente e chiuso rispetto ai suoi entusiasmi e alle sue insofferenze. Vili oppressori, castratori degli ingegni giovanili, definiva nel 1956 i suoi insegnanti in una lettera a Chiarini. Del resto, il fraintendimento riguardo al concetto di sentimento, tra virgolette, era dovuto alla natura esuberante della sua vis polemica e all'inesperienza giovanile, che non gli permetteva di inquadrare nel modo giusto il sentimento come mezzo funzionale per i romantici tedeschi, per l'immersione nell'essenza più riposta dell'universo. Quel modo di sentire era da considerare una categoria spirituale, tornata in auge nel Settecento illuminista e quindi traversata nel pensiero romantico in contrapposizione alla ragione. Il sentimento lacrimevole, svenevole, combattuto da Carducci nella giunta alla Derrata, poco aveva a che fare dunque con la profondità e l'intellettualità del sentimento di cui parlavano i romantici, una vera e propria riflessione filosofica. Il sentimento spirituale di Schlegel, per intenderci, o l'ebbrezza indefinita di Goethe, se non l'antirazionalismo di Hölderlin. Tra gli intellettuali tedeschi ai quali Carducci si accostò senza particolare riserve, come si è detto anche ieri, c'è senza dubbio Heine. Più tardi, nel 71, come presunto simbolo di progresso, diede il titolo ad un periodico cesenate in cui stampò due traduzioni da Heine, l'imperatore della Cina e Carlo I. Il simbolo del cartucciano Lucifero fu adottato da molti circoli anticlericali, tra cui quello di alcuni bizantini romani, forse un episodio poco noto,
con a capo D'Annunzio. Poco più di una burla può ritenersi l'episodio del numero unico intitolato Lucifero, diretto da Marco Balzacchi e redatto a Roma nello spazio di una notte presso la tipografia centenaria in via dei Coppelli 35 tra Gabriele D'Annunzio, Cesario Testa, il Papi Iunculus, della zona bizantina, con la semplicità di uno scatenato Giulio Salvadori, ante litteram, cioè prima della conversione, di Edoardo Scarfoglio e Ugo Flores. Da quel foglio la lirica dispersa di Canto 9 nell'Adriatico verdastro, che poi è stata da me recuperata in anni lontani. Molte consonanze intercorrono tra Carducci e Heine, una mescolanza di toni e modi elegiaci e satirici. La scoperta del poeta tedesco molto significò per la poesia carducciana in lui, carducciana. In lui Carducci apprezzava la messa in discussione di quel romanticismo che rivendicava origini religiose e reazionarie, oltre ad una conciliazione tra forme classiche e spirito romantico, la pacificazione dell'anima e dei sensi mortificati dal cristianesimo, la natura, la battaglia violenta e appassionata in campo politico, la libertà e il filosocialismo, eccetera, eccetera. Satira e lirica, dunque, argusi e commozione, irrisione e simpatia, come nei Resebaita, fusione tra pianto segreto e riso contenuto. Da queste premesse si comprende l'ostilità, ieri si è anche accennato a questo, verso traduttori come Bernardo Zendrini, docente a Padova di letteratura tedesca, accusato di trascuratagine smorfiosamente scorretta e con quella slombataggine pesantemente vezzosa. Per queste sue posizioni, Carducci si guadagnò gli apprezzamenti, scusate, lusinghieri di Karl Hildebrandt, anche questo è stato detto, della rivista Italia, stampata a Lipsia, che lo considerava il primo poeta italiano e dopo Heine il primo d'Europa. In questo quadro rientra la traduzione dell'Attaccato del Chiarini con prefazione di Carducci e così via. Facendo un passo indietro, nel 1853 Carducci aveva concepito un piano per una raccolta di poesie su cui si sarebbe dovuto riformare un poeta civile, cittadino e puramente nazionale. Poesie del Manzoni erano previste nei settori della poesia religiosa e di quella umanitaria, come anche nell'antologia L'Arpa del Popolo del 1955, rimaneggiava nell'avvertenza qualche idea sulla popolarità della letteratura derivata da Manzoni. Occorre rifarsi agli anni 56-57 per cogliere le prime manifestazioni dell'antiromanticismo carducciano, che coincidono con l'approdo all'anticlericalismo e all'anticristianesimo, in verità più umorale che coerentemente teorizzata. A proposito dell'antiromanticismo, dell'antimanzonismo, diciamo così, mi permetto di citare un convegno tenuto a Chieri qualche anno fa, intitolato L'antimanzonismo, che è pubblicato da Bruno Mondadori. Sono tutti saggi che qua ripercorrono sostanzialmente la natura di questo scontro con Manzoni dai tempi suoi fino ai giorni d'oggi. Nel 1857 a San Miniato, al tedesco, ricorderà che buttava fuori dalla finestra gli inni sacri e malediceva le tonache agitantesi per entusiasmo manzoniano e quella gente che in nome del Manzoni riusciva a imporre burbanzosamente l'altolà al pensiero e agli ardimenti della gioventù italiana. Inviando nel 57 al solito Chiarini lode a Giulio Partenio, scriveva: «Ode arcaica di soggetto serio, e in cui si tratti con forme classiche di cose del Medioevo. Quel che può sforzare di provare col fatto è di vedere che si possono trattare con le cose a cui dicono i barbari bastardi italiani volersi forme nuove, e intendono delle puttanesche e ruffianesche, laide, esose, esosissime forme romantiche. Quello che ho detto io con le forme d'Orazio e Giovenale, questi cani lo avrebbero detto con le forme dei cori del Manzoni». Dal che tra l'altro appare confermato come Carducci non rifiutasse certi contenuti in sé della poesia romantica, ma respingesse le forme entro le quali essi venivano calati, tant'è che appena 4 anni dopo, nel 61, presentando le opere di Giuseppe Ricciardi, definirà le tragedie manzoniane bellissime quanto alla forma, segnatamente nei cori,
Quelle forme di Orazio e di Giovenale che Carducci contrapponeva ai cori del Manzoni erano appunto maschie forme, la poesia del progresso nelle maschie forme dell'antichità. Nel discorso secondo della Giunta La Verrata, ai romantici che vantavano il merito di aver adottato le forme proprie a rivestire quelle idee nuove di civiltà tra i greci, i latini, i trecentisti e i cinquecentisti, Carducci rispondeva che occorreva guardare alle forme che scrittori come il Parini, il Monti, il Foscolo, il Leopardi, cotanto onorevolmente seppero acconciare a quelle cose che voi chiamate i bisogni dei tempi e le idee del giorno. E sono appunto le forme antiche, non quelle desunte dai tedeschi, dagli inglesi, dai francesi, che accolgono soltanto molliccio e tenerume, più degno in vero di popoli eunuchi che non dei robusti e dignitosi italiani. In altre parole, il ritorno alle loque, alle forme antiche, era ritenuto un modo per recuperare una tradizione sul piano della disciplina retorica e anche su quello dei sentimenti, del costume, dell'energia, della fermezza, un'eredità con cui collegare la novità moderna, gli argomenti e affetti utili e nuovi. In sostanza, sull'antica forma ritemprare, diceva, i pensieri classicamente italiani. Fin da ora è chiara e indubbia la preoccupazione di rivendicare i secoli morti alla gloria e di resuscitare i poeti al loro autentico splendore. Nel discorso introduttivo al primo fascicolo del Poliziano, 1859, Carducci distingue nella letteratura contemporanea tre scuole: dei puristi o linguisti, dei modernisti, dei romantici. In queste scuole vede l'espressione di una malattia del secolo, per salvarsi dalla quale e per dare alle patrie lettere un miglior avviamento, non c'era che risalire al rinnovamento, ossia a quegli autori ricchi di contenuto civile, morale ed educativo, Alfieri, Parini, Foscolo, Leopardi, Giordani e Niccolini. Carducci sosteneva che un vero medioevo, come con le altre nazioni d'Italia, non ebbe mai. E quello che fu medioevo per gli altri popoli, per l'Italia fu il tempo del risorgimento civile e intellettuale, un vero e proprio momento di rinascimento latino. È noto quale importante ruolo ebbe in Carducci il medioevo, non quello delle bizzarre streghe e dei diavoli goffi, caro ai romantici, ma il medioevo inteso come mondo alacre e sereno, libero e forte della civiltà comunale. Questo programmato classicismo, col suo culto delle memorie, non fu sterile contemplazione di età lontane, ma celebrazione di età libere e grandi a cui guardare per una restaurazione collettiva. Lode agli italiani, nelle rime già miniato, anche se animata da glorie passate, è densa di ammonimenti per il presente, rivelando una partecipazione al fervore delle esplorazioni, alle conquiste contemporanee nel campo scientifico e industriale. Una realtà che non si identifica più nello squallido dove era, ma una realtà nuova, da accogliere, una presa di contatto sempre più partecipe, che partecipe col proprio tempo e con la vita. Con l'approdo alla fase giambica, preceduta da quell'esplosione di rivolta che è l'inno a Satana, Carducci supererà l'accademismo classicheggiante della prima maniera e trarrà stimoli ed impulsi dal mondo della storia e accanto ad esso dalla più vitale e stimolante vicenda del mondo moderno e contemporaneo. Così l'iniziale esigenza di concreto si definisce nel momento giambico in un realismo dell'invettiva, della satira, della franchezza espressiva, della poesia delle cose e per le cose, delle impennate arditamente plebee, delle spericolate scelte lessicali. Con ciò Carducci non consuma però interamente il processo di rottura con la tradizione, perché a trattenerlo entro certi limiti è la sua educazione umanistica, quel senso aristocratico della cultura e del gusto, che in lui è e sarà sempre presente. Per tutto ciò possiamo parlare non a caso per Carducci di realismo classicistico o di classicismo realistico, a seconda della formula che più aggrada. In definitiva, un realismo umanisticamente sublimato. Il Carducci giovane, per concludere, getta le premesse per rivestire il ruolo che gli competerà nella costruzione e nella difesa della identità italiana, di contro alla corruzione della società nuova, degli
delusa dallo stato postulitario. Facendo un balzo in avanti fino agli anni Ottanta, la fortuna del Carducci modello di vita resiste, ma tende progressivamente ad appannarsi. Il disordine della società romana, ma non solo di quella, si fa sentire e accanto a tardive e stanche esaltazioni del classicismo si fa strada una sensibilità meno robusta. La Roma capitale è lo specchio degli scompensi della veloce metamorfosi in atto nelle strutture sociali. La cronaca bizantina del Sommaruga rappresenta in questo frangente il documento probante del compromesso tra tendenze vecchie e nuove. I giovani bizantini mostravano tutta la loro incoerenza, ribadendo sì la loro fedeltà al Carducci, traducendola però in una devozione esteriore e convenzionale. Secondo Scarfoglio, Carducci era cambiato e non aveva più l'impeto selvatico della giovinezza, mentre avanzava l'astro nascente di Gabriele D'Annunzio. Lo stesso Giulio Salvadori, coscienza visiva del suo tempo, era in grado di constatare la grave perturbazione morale di cui era preda la nuova generazione, imbrigliata nel vortice di un pignoramento di cui non sapeva venire a capo. Nel 1883, scrivendo all'amico Severino Ferrari, in discorso fedele discepolo, dichiarava che il diceva Salvatore che parla, dichiarava che il Carducci era morto e che era auspicabile che si chiudesse egli stesso nella fossa, dettandosi da sé l'epitaffio. Nel cantore della Terza Italia, Salvatore scorgeva ad adombrarsi della solarità, la freddezza nella concezione della storia, non più riscaldata dal sentimento e dalla partecipazione. Carducci stesso, invitato dal Sommaruga a collaborare alla cronaca bizantina, si sentiva coinvolto in un'impresa che non gli apparteneva, travolto dall'ammirazione dei giovani che seguivano però la loro strada, affidandosi in modo disordinato all'impeto di una giovinezza smaniosa e donchisciottesca. Nel tempo il pensiero politico di Carducci aveva subito, come noto, una evoluzione curiosa, ma in qualche modo consona ai tempi, passando da ideali repubblicani, democratici e patriottici e approdando infine, come si sa, alla monarchia e a prospettare conservatrici nazionalistiche idee di Marco Crispino. Gli ultimi due versi dell'Ode a Vincenzo Caldesi, li abbiamo citati anche ieri, esibiti nella testata della cronaca bizantina, sono la testimonianza di una delusione cocente, quella di aver creduto in un'Italia forte e vigorosa, che si era invece risolta nella confusione in una generazione sbandata, nel profilo di una città più vicina a Bisanzio che alla robustezza dell'antica Roma. Il glorioso cospiratore Leone di Romagna, Vincenzo Caldesi, ex garibaldino, per il suo impegno per la causa italiana, avrebbe dovuto essere d'esempio ai giovani, che al contrario si affidavano a un impulso ribellistico non sorretto da una solida base ideologica. Nell'apparente trionfo delle ideologie e del culto del Carducci si intromettevano dunque la coscienza corrosiva di Giulio Salvadori e l'inquietarsi a poco del ruggito leonino, un tempo vigoroso del maestro Carducci, commemorando Caldesi. Aveva ribadito Carducci: in pronta Italia, domandava Roma, Bisanzio, e se ne è andato, come a dire che se ne vanno i buoni e rimane una grande canaglia che sta in agguato. Dimentica dell'esempio eroico del garibaldino di Faenza, del quale era stato tradito l'insegnamento e il coraggio. Anche Croce, analizzando le tendenze letterarie e morali di quella società, parlerà di spiriti rapaci, intellettuali, indifferenti, al sacro di ogni sorta, dediti all'utile piuttosto che all'ideale. Scriverà che l'Italia da poco unita era un paese giovane e di conseguenza presentava purtroppo l'esuberanza, l'inesperienza, la gracilità e tutte le altre malattie dell'adolescenza. Grazie.